stato a far morire. Se ne è uscito Camus per i capelli, mannaggia, mi sa. Ah, picchio, e basta. Si sta smucina orecchia. Allora, insomma, raga, qualche altra domanda, qualche altra cosa, se fa una sta chiacchieratina così. Dove intendi intervenire su YouTube, su Periscope? Non riesco a capire bene perché mi è stata screntata e mi è da ridere, non ce la faccio, ma più forte di me. Oddio mio. Allora, il discorso questo pennello già l'ho spiegato più di una volta, mi è stato dato, mi è stato personalizzato. È logico che se io poi lo utilizzo, no, creo una sorta di, chiamiamola pubblicità, ma non è vera e propria pubblicità, perché pubblicità, sai bene, no? Che tra virgolette ci dovresti guadagnare, no? Io lo utilizzo, prima cosa, perché mi ci trovo molto bene e nello stesso tempo perché mi piace, perché ce n'ho due, e è normale che lo consiglio, ma ti posso anche consigliare il 48 o il 98. Questo non è in dubbio, certo che è normale, ragazzi, che se tu metti caso, tu domani apri, che ne so, un saponificio, eccetera, eccetera, mi mandi una cosa, io la provo, se mi ci trovo bene è normale che ne parlo spesso e volentieri. Questo, ragazzi, per me è stato un grandissimo regalo, è stato uno dei primi regali che ho avuto. Questo non te lo so dire perché non me ne occupo io della questione. Io, ripeto, lo utilizzo nei miei video, sono in diretta, ok, grazie carissimo Carmine che mi ha dato una mano, l'ha scritta così, sono in diretta on air, è stato troppo forte. Quindi siamo in diretta anche qui su il canale qui di Radio Sbarbata Secca. Mamma, è fascia da scemo che c'ho. E di conseguenza vado per così. Ti Quindi il discorso è quello lì. Poi ognuno, ripeto, fa come gli pare. Ai ai ai. Uno fa come gli pare, testa e prova quello che vuole senza nessuna problematica. Estetica, arriveranno due prodotti nuovi, non lo so, io sto sempre in attesa, poi se posso riprendo, se non posso niente, qualità streaming scadente un'altra volta, penso che sia anche dovuto dal fatto della connessione qui su Periscope. Quindi ragazzi, io, oddio, che mi capita, scusa. Mi ridà un'altra volta la connessione rossa qui, c'è cioè il rosso relativo che mi si porta via. Credo che sia anche influenzato dal fatto che abbia attivato due streaming. E vorrei un attimo continuare qui su Periscope perché non mi vedo troppo in ritardo lì, a differenza di qui. Tu mi vedi bene, caro. Lo so, aspetta un attimo, allora, faccio una cosa, ragazzi. Io Periscope me lo chiudo. Buona serata a chi se ne va. E me ne rimango. Sì, ok, me ne rimango qua sul canale, così almeno interagisco un po' con la chat, perché sennò c'ho il telefono davanti e non vedo nulla. Quindi grazie a tutti quanti per aver partecipato a Periscope, buona serata, se volete traslate su YouTube e sì, la mousse per i capelli, Mario. Vabbè, dai. Ok, perfetto, ragazzi, allora ci dobbiamo aggiornare, dai. Ci vediamo domani. Buonanotte. E chiudiamo qui, vediamo se si chiude, ok, se è chiusa, vediamo se migliora la qualità dello streaming qua sopra. Ciao,
niente. Eccoci qua, mi vedo molto in ritardo, però non c'è problema. Se voi mi vedete bene, è un altro paio di maniche. Vediamo un po' che succede. Ok, sembra che me si vede. Allora, tu dubbo. La mia capita quando uso il giratore con la Marocca, prendo qualche baffo mentre la applico. È normale, cioè nel senso quando tu la passi così te parte via un pelo. Beh, potrebbe essere normale perché i peli comunque si accadono, quindi rientra nella normalità, almeno per quanto riguarda quello che faccio io. Ok Carmine, se tu mi vedi bene, mi vedi abbastanza fluido, non lo so perché logicamente c'è il ritardo. Grazie Ben, grazie per il lavoro e per l'assistenza. Qui siamo tutti in diretta, pure c'è sta cosa qua, come si chiama? Aspetta che risponda alla richiesta d'amicizia, ragazzi, in diretta, vedi, interessante, guardame, perché sono cose molto importanti. Ok, se riguarda soltanto quello, sì, può capitare, però effettivamente la dovresti scaldare un pochettino, renderla un po' più malleabile. Grazie all'intervento di Carmine, sì, è stato fondamentale, perché sennò stavo ancora a dire le miserie, e quindi quello è normale. Salutato carissimo Carmine, che mi hai risolto il problema, però sta chi è? Arriva una gioia parolacce, sentivo sta cosa che mi viene detta, poi altre info. Quindi a me che mi interessa. Non l'ho capito, comunque vabbè, non c'è problema. Ragazzi, niente, se non parliamo di qualche cosa, non mi scrivete qualcosa, diventa poi un po' monotona la conversazione. Questa tanto mi scrive, siamo mille discorsi in essere. È molto bello parlare così. Aspetta, mi aiuto pure qua Facebook perché sennò mi si inceppa tutto quanto. Massimo, ben ritrovato, buonasera a te, dimmi quello che ti pare, aspettiamo una risposta. Ecco, mi è arrivato adesso, ciao. Comunque sia, penso che passi 30-40 secondi da quando io leggo e quando tu poi rivedi. Perfetto, tutti quanti, stasera, bella chiacchieratina, speriamo che le cose vadano bene. Io mi ci sto a divertire un pochetto con questo discorso. Allora, scusate. No, sicuramente qualcuno avrà un pochino di più di latenza rispetto agli altri, dipende sia da me sia da tanti fattori. Appunto, quindi sarebbe un po' più consono. Facciamo
Infatti, ragazzi, questa è una cosa beta, non è una cosa definitiva. Era molto meglio prima perché tu accendevi, trasmetti tranquillamente tramite Hangout e finiva la storia. Mo' sono inventati questo tipo di live che fa un po' veramente cacca. I rasoi del 1912, tu intendi i rasoi a mano libera? Ah, io callo di Dio, lascia fa, lascia fa. Allora, Velletra, i rasoi a mano libera sì, tutti, quasi tutti li ho utilizzati, mi ci trovo molto bene, infatti quelli utilizzo. Ci trovo molto bene e vado molto contento e fiero di quello che ho. Per il momento ce l'ho. C'ho pure la mia bella pietra per potermi fare le sbarbate come si deve. Pipipipipipipi. Allora, vediamo. No, aspetta, 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 aspetta. Ah, rasoi di sicurezza. Sì, come no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sapone dottore Harris, no, non l'ho mai provato, già l'ho detto più di una volta, mi sembra, no, non l'ho mai provato, forse poi lo proverò. Provato il dottor Selby. Dottor Selby ho provato, è molto buono. E cambia quasi tutto quanto, quando te sbarbi, sto a leggere che te fai la barba con lo sciavetto tutti i giorni, quindi già è un buon punto. Però c'è anche da dire che se te la fai uno sì e uno no, è ancora meglio, Non prendi esempio da me perché io, per esempio, la faccio, logicamente la faccio anche per una questione di video, quindi è un po' quello il discorso mio. Però se poi ne senti la necessità, ben venga, vuol dire che già hai acquisito un pochetto la mano, questo è molto importante. Ho visto che hai postato il rasoio di sicurezza, quello là dei cinesi. Ricorda un po' lo Gillette, la Jest Ball, e assomiglia parecchio. Sicuramente te ci trovi bene perché comunque sia la testina come è fatta abbastanza bene. Sembra fatta per il suo utilizzo. Quindi niente ragazzi, la chiacchierata serale è stata questa qua. Mo' domani vediamo se le cose migliorano in qualche maniera per poter fare, magari integrare qualche altra cosa in più. Vediamo un pochino. Anche perché poi il bello è parlare anche di altre cose, perché se no poi c'è sta quello che si sveglia, si deve svegliare perché mi deve mettere non mi piace, quindi non me la scomodarla a quest'ora, capito? Non me va, Morello sta a dormire. Nebbia agli irticolli. Ma io essenzialmente sto. Chi è? Oh? Io essenzialmente sto bene così come sto. Il discorso sta che vorrei provare qualche altro tipo di prodotto, qualche altra novità, eccetera, eccetera. Quelle sono le cose. Dei rasoi, sì, lamette, cose varie. Un pochetto vorrei variare. Anche perché, ti ripeto, poi le cose sono quelle. Però è sempre un piacere. Ogni mattina farsi la barba in quella maniera, è sempre un piacere. Qualità streaming che cade, trascina ogni tanto verso il basso, però va bene, dai. Che te devo dire, che te devo dire? No, è chi demorde, per carità, sia mai, io lungi da me, sono uno che ancora spera, ancora crede. E andiamo avanti, dai, in qualche maniera.
Ma fai due domande che purtroppo non te posso rispondere, perché se non vedi i prodotti che hai menzionato nei video che ho fatto, evidentemente perché ancora non ce l'ho e quindi adesso non posso dare un'opinione, però a breve magari qualche cosina potrò reperire e poi ti saprò dire. Logicamente poi la scelta e la tra virgolette recensione personale, non è che se a me piace una cosa anche a te piace, magari a te non ti piace così tanto come a me, quindi rimane una cosa molto soggettiva. Non lo so, non vado tanto per fare lo sciccoso sui prodotti, non faccio tanto, lo sai, penso che se mi segui lo sai, no? Non faccio come tanti che parlano di prodotti che magari hanno un costo più elevato, perché il neofita vero, la persona che si avvicina alla rasatura, non c'ha subito a disposizione, prima cosa, la capacità per capire i prodotti, e poi seconda cosa, subito il patrimonio da spendere e far vedere che lui è un signore, perché poi il signore, voglio dire, relativamente, se può essere signore anche con sapone da 2 euro, non c'è bisogno di avere sapone da 50, da 30, da 40, secondo me è relativo. Quindi questo è il ragionamento mio che faccio sulla rasatura. D'altronde inizio Novecento si utilizzava questo metodo appunto perché costava tra virgolette di meno. Infatti i rasoi mano libera sono durati parecchi parecchi anni prima che venissero rimpiazzati dai monolama, dai usa e getta, perché poi aumentava il costo. No, ragazzi, il multilama, se ce l'avete ancora, fate questo esperimento. Io ci ho provato un giorno, mi sono provato a fare qua sotto, qua. L'ho utilizzato e dopo che ho passato un bruciore, sai, il bruciore proprio della Madonna, e ho lasciato perdere. Fate questo esperimento, provatelo anche voi. Non fate tutto il viso, adesso che siete passati alla rasatura tradizionale, provate a vedere l'effetto. Adesso lo capite, perché la pelle si è abituata a un tipo di rasatura che è diversa da quella del multilama. Provatelo, provate e vedete che differenza c'è. Se no provate, se avete un mano libera, provate a levare i peli qua sul braccio e vedete la differenza. Sentite la differenza che c'è. Allora, fatto questo, ragazzi, io niente, me ne vado. Ragazzi, però provate con molta attenzione, perché poi sicuramente al 100% vi irritate, sentite il bruciore, sicuro. Quindi se volete provare, provate. Io adesso vado nuovamente in chiusura, perché ormai è tardi e non mi vado a stressare la gente fino a tardi. Me ne vado, provate a fare questo esperimento se potete e se volete. E noi ci rivediamo domani e con questa, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buonanotte, grazie per avermi fatto fare due chiacchiere insieme a voi. Spero che vi sia almeno piaciuto questo inizio anche di ipotetici live che si possono anche fare. Poi se qualcuno magari vorrà, tra virgolette, partecipare in qualche conversazione hangout, si può creare anche quello. Quindi, come si dice in certi casi, se ci mette la faccia, stiamo qui. Io mi ce la metto, ma perché faccio questo tipo di, tra virgolette, intrattenimento? Devo mutare le parole perché sennò poi mi arriva il pollice in giù, è un macello, e ci dormo la notte. Ragazzi, grazie a tutti quanti, buonanotte, ci vediamo domani, vediamo se riesco a fare anche lo streaming la mattina, e buone sbarbate, e fate la barba con attenzione, mi raccomando. Ciao a tutti quanti, buonanotte, ragazzi.